Siamo qui con Lino Dal Monte per parlare della fondazione Aiutiamoli a Vivere. Ci può spiegare principalmente di che cosa si occupa? Io mi occupo di volontariato per l'assistenza ai bambini in difficoltà nel mondo. Principalmente la mia attività si svolge in Bielorussia e con qualche piccolo accenno nella Repubblica Democratica del Congo e nei campi profughi della Palestina. L'attività principale è in Bielorussia perché dopo la catastrofe di Chernobyl la nostra fondazione ha iniziato ad occuparsi di questa nazione, di questi bambini in difficoltà colpiti dalle radiazioni di Chernobyl e quindi ospitando in Italia per un periodo di risanamento bambini affidandole alle famiglie italiane. La filosofia nostra della Fondazione è l'accoglienza una sola volta all'anno per un periodo limitato e invogliamo le famiglie italiane alla rotazione perché ci sono moltissimi bambini che hanno bisogno di questo soggiorno terapeutico. Qual è la situazione che riscontrate in Bielorussia? La situazione in Bielorussia dopo la catastrofe di Chernobyl è una situazione molto grave, anche se oggi Chernobyl non fa più audience in quanto è capitato oltre 20 anni fa, però le radiazioni rimangono in continuazione. Inoltre, sommate ai problemi della radioattività e quindi di tutte le conseguenze che ha portato, ci sono i problemi di questa Repubblica che dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica si è trovata in gravi difficoltà di carattere economico per mancanza di lavoro, per mancanza di commesse e perché è una Repubblica che non avendo ricchezze primarie proprie non è appetibile per commerci, per scambi o per insediamenti industriali. La Fondazione ha dei progetti specifici da attuare in Bielorussia? La Fondazione ha progetti specifici per ogni paese di cui si occupa. In Bielorussia i progetti sono di carattere sanitario, di carattere formativo, di carattere umanitario nel termine più ampio della parola. E invece per quanto riguarda la situazione del Congo? La situazione del Congo è una situazione leggermente o completamente diversa, in quanto questo paese è un paese come tutti i paesi dell'Africa con grave problematiche di sopravvivenza, grave problematiche sanitarie e soprattutto anche in Congo esiste un problema di guerriglia, di scontri etnici, quindi è molto difficile operare e noi operiamo attraverso una missione, ci sono suore missionarie italiane da oltre 20 anni, nella zona della capitale, Kinshasa. Noi lavoriamo soprattutto in una missione a Kibondo, distante 30 km dalla capitale. Sì, quindi specifichiamo che voi siete tutti volontari, quindi nessuno è appunto remunerato. No, ciò che fate la nostra fondazione è composta esclusivamente da volontari e quindi tutta la nostra attività è data attraverso il volontariato e tutto quello che viene raccolto viene impiegato nei progetti permanenti nei vari paesi. Quindi c'è una forte differenza fra ciò che concerne appunto il Bielorussia e Congo? Certo, sono due realtà molto simili per i bisogni, per l'assistenza all'infanzia abbandonata, ma con problematiche completamente diverse. Forse è più difficile operare in Bielorussia, in quanto è una nazione con una sua storia, con un suo passato, una sua cultura, le sue leggi e quindi, come in tutti i paesi, bisogna sempre essere rispettosi e essere ospiti di questi paesi, però nel Congo è molto più semplice operare, è molto più facile fare investimenti, produrre alcune cose, mentre in Bielorussia bisogna essere molto accorti. Non dimentichiamo che la Bielorussia purtroppo è l'ultimo paese d'Europa con una dittatura. Per quanto riguarda gli internari, quali tipologie di orfani sono appunto? In Bielorussia sono presenti negli internati, che sono gli orfanotrofi bielorussi, orfani prettamente sociali, cioè vuol dire che hanno perso la patria potestà. Il 97-98% sono orfani sociali, i rimanenti sono orfani biologici. Si perde la patria potestà in diversi modi, soprattutto perché
per problemi di alcolismo, per problemi di prostituzione, per problemi di droga, oppure anche perché le famiglie sono talmente povere che non riescono a mantenere dignitosamente i figli. Quindi le autorità intervengono e mandano questi bambini negli internati. I bambini che invece vengono accolti in Italia si trovano bene o sentono una nostalgia verso casa? Noi, dalla nostra esperienza, i bambini generalmente si trovano molto bene in Italia, presso le nostre famiglie, però noi abbiamo sempre spiegato alle famiglie italiane, ma anche ai bambini provenienti dalla Bielorussia, che loro debbono ritornare nel loro paese, perché è là che debbono vivere, è là che debbono crescere, e questo è molto importante, perché noi non vogliamo sottrarre popolazione infantile e le future generazioni a questo paese, e le famiglie italiane hanno compreso qual è il valore dell'assistenza, della cooperazione, perché non sono i loro bambini, ma sono i bambini della collettività, e comprendono che questi bambini debbono ritornare nel loro paese. Sì, quindi accoglienza non è sinonimo di adozione. No, assolutamente. Prima di tutto, la nostra fondazione non si occupa di adozione. Noi diciamo alle famiglie italiane che non deve essere una scorciatoia per eventuali adozioni. Fra l'altro, con il paese Bielorussia, da 4 anni le adozioni internazionali sono chiuse. Questo rappresenta anche una grave piaga, perché ci sono in questo momento circa 600 famiglie italiane che stanno tendendo, tra virgolette, i loro figli. Però questo è un problema che non ci tocca come fondazione, ci tocca come persone, e speriamo che i due governi riescano a divenire ad un accordo per questa soluzione. Ogni quanto tempo lei si reca appunto nei... Mediamente mi reco in Bielorussia ogni 70-80 giorni, in quanto sono, tra parentesi, un volontario un po' particolare, avendo la responsabilità del progetto Scuole Fabbriche in Bielorussia, che è un progetto di formazione professionale per permettere ai bambini orfani di ottenere una qualifica, una formazione professionale e poter essere inseriti nel mondo del lavoro in Bielorussia. Vi sono progetti legati al 2008 da svolgere in Bielorussia? Sì, ci sono progetti permanenti da svolgere in Bielorussia. Alcuni saranno completati perché già iniziati, altri avranno inizio. Soprattutto inizieremo col 1 settembre 2008 nuovi 4 progetti scuola e fabbriche nelle quattro regioni rimanenti della Bielorussia, perché oggi abbiamo 2 scuole professionali nella regione di Vitebsk, che è la regione a nord-est della Bielorussia, ed abbiamo stipulato col governo bielorusso, su richiesta del governo bielorusso, l'istituzione di altre 4 scuole fabbriche in altre tante regioni della Bielorussia, e quindi col 1 settembre partiremo con questo nuovo progetto di formazione in 4 regioni, ed è un progetto estremamente impegnativo sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto dell'impegno sociale, ma anche finanziario, perché prevediamo di dover investire circa 450.000 euro all'anno in questo progetto. Poi ci sono diversi progetti di carattere sanitario che riguardano soprattutto il progetto maxillofaciale, e qui abbiamo la collaborazione dell'Università di Bologna, mentre avremo altri 2 progetti pilota che per la prima volta ci vengono richieste proprio dalle autorità della regione di Vitebsk, con le quali collaboriamo perfettamente. Una è per l'inserimento nel mondo del lavoro per ragazzi diversamente abili, e le altre sono l'istituzione di una 40 di borse di studio per l'accompagnamento nel mondo del lavoro di ragazzi provenienti dall'orfanotrofio e provenienti dai villaggi. I fondi principalmente da dove derivano? I fondi quasi esclusivamente arrivano dalle nostre famiglie, dalle attività che le famiglie svolgono, con manifestazioni le più svariate, proprio per dare alla fondazione fondi da impiegare nei progetti permanenti in Bielorussia. Inoltre, la fondazione, oltre ad occuparsi di orfani, si occupa anche di persone
non insomma, disabili? Certo, inizialmente l'attività era prevalentemente rivolta quasi totalmente verso i bambini orfani. Poi, lavorando in quel paese, venendo a conoscenza della realtà di questo paese, abbiamo scoperto che forse i bambini che vivono nelle zone rurali sono meno protetti o hanno più difficoltà di vita rispetto ai bambini che vivono negli orfanotrofi, e quindi abbiamo spinto le famiglie italiane ad accogliere bambini provenienti dai villaggi, e stiamo facendo un'opera di avvicinamento della realtà sociale di questi villaggi, perché nei villaggi che sono prettamente agricoli e vivono attraverso il lavoro del kolkhoz, che attualmente sono in estrema difficoltà perché non hanno mezzi finanziari, e quindi ad esempio i kolkhoziani hanno un salario mensile attorno ai $35, e voi capite cosa vuol dire vivere con $35 quando la vita è estremamente cara, e quindi mancanza di lavoro oppure salario sottostimato, e quindi si innestano problematiche sociali molto gravi. Soprattutto la problematica più grave è l'alcolismo, e quindi le famiglie si disgregano, quindi i bambini sono abbandonati a se stessi, hanno bisogno di una guida e hanno bisogno anche proprio sotto il profilo umano e sotto il profilo sanitario di un intervento. La cosa che mi ha colpito di più maggiormente è in Congo. Voi state operando per appunto dare nuove innovazioni. Certo, ai villaggi. Soprattutto noi stiamo lavorando in Congo nella zona di Kinshasa, o meglio a 30 km da Kinshasa, si chiama Kibondo, dove c'è una missione di suore missionarie italiane che da 20 anni operano in questo paese. E in questa missione ruotano circa giornalmente 10.000 persone tra adulti e minori, e hanno necessità di tutto. Noi appunto, attraverso i nostri volontari, attraverso le nostre iniziative, stiamo fornendo mezzi affinché ci sia lavoro, e quindi, come dicevo, abbiamo istituito un allevamento di pollame, un allevamento di conigli, un allevamento ittico, perché attraverso il lavoro, attraverso la vendita di questi prodotti, le famiglie si possono a mantenere, e quindi soprattutto le mamme che partoriscono e sono affette da AIDS, e in questa realtà c'è circa il 60% della popolazione con questa problematica, può interrompere la catena comprando latte artificiale, non allattando più i bambini. Inoltre stiamo facendo progetti per la formazione, perché è necessario che questi bambini abbiano la scolarità. In questo paese oltre il 70% della popolazione è analfabeta, non ha scolarità. Poi ci occupiamo della sanità di questa realtà, e stiamo facendo un piccolo laboratorio, soprattutto abbiamo costituito la banca del sangue, e stiamo costruendo e costruiremo nel prossimo anno un piccolo ospedale per attrezzarlo per tutti gli interventi necessari. Inoltre, quest'anno invece, in Congo, durante il periodo non delle piogge, costruiremo due pozzi e costruiremo una centrale elettrica per fornire l'energia sufficiente per il mantenimento di tutte le strutture. Quindi tutto questo è nato grazie a lei? No, non è nato grazie a me. Io sono uno dei componenti della fondazione, e quindi attorno a noi abbiamo circa 6.500 famiglie che si occupano di tutte queste problematiche. Io sono uno dei componenti del Comitato Argente d'Alfonsine, nato casualmente 14 anni fa, perché abbiamo visto una trasmissione televisiva sui cosiddetti bambini di Chernobyl, e ci siamo messi assieme 12 famiglie iniziali per provare questa esperienza dell'accoglienza. Da qui è nata la conoscenza della Fondazione Aiutiamole a Vivere. Abbiamo accertato che realmente quello che diceva lo realizzava nel paese Bielorussia, e poi dopo è arrivato il Congo, e da quel momento io mi sono ammalato di Bielorussia, e ho la fortuna
di essere anziano e quindi di poter dedicare molto tempo della mia giornata, grazie anche alla mia famiglia, a queste attività e assieme ai componenti del gruppo del Comitato Argento Alfonsine cerchiamo di valorizzare queste cose. Fra l'altro il Comitato Argento Alfonsine in due turni accoglie circa 65 bambini nelle proprie famiglie. Accogliamo anche 5 mamme che accompagnano 5 minori affetti da fibrosi cistica, anche questo è un progetto denominato Argenta che è 12 anni che si realizza. Inoltre quest'anno per la prima volta ed è la prima esperienza istituzionalizzata accoglieremo anche 10 bambini provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. Quindi è un comitato impegnato, è un comitato che attraverso le sue famiglie, attraverso la comunità di Argente e di Alfonsine riesce a produrre solidarietà, riesce a produrre cooperazione internazionale. Quindi un ringraziamento a tutta la comunità argentana e di Alfonsine per queste cose, perché permette di aiutare l'infanzia in difficoltà. Secondo lei la società è abbastanza informata per quanto riguarda appunto queste accoglienze? Cioè la gente è a conoscenza? Noi cerchiamo il più possibile di divulgare la nostra attività proprio per far capire che nel mondo esistono realtà estremamente difficili. Io devo dire che la comunità argentana ha sempre risposto positivamente alle nostre iniziative. Credo che sia necessario maggiormente stimolare queste persone, soprattutto dimostrare che il loro denaro viene speso bene e viene speso in progetti reali. Noi avremmo piacere che molte famiglie che ci stanno vicino e che ci aiutano potessero venire a vedere proprio che cosa è stato realizzato attraverso il loro contributo. I bambini, una volta cresciuti, vi sentite, cioè siete in contatto, sì, avete le testimonianze? Le famiglie italiane e anche la Fondazione cerca di mantenere contatti continui con questi bambini attraverso forme epistolari, attraverso il telefono, ma soprattutto accompagnando questi ragazzi nella loro vita, inserendoli nel lavoro oppure all'università. Noi abbiamo riscontri continui di questi ragazzi e molti, ad esempio, frequentano l'università grazie agli sforzi delle famiglie italiane. Alcuni sono stati talmente colpiti dall'accoglienza ricevuta che hanno scelto ad esempio di fare la facoltà di lingue straniere e la prima lingua scelta è l'italiano, proprio per dimostrare alle famiglie italiane la loro riconoscenza. Quindi credo sia fondamentale l'accoglienza presso le famiglie per dimostrare a questi ragazzi che cosa vuol dire avere affetto, che cosa vuol dire poter vivere in un modo diverso, poter avere la conoscenza di una realtà mediata attraverso gli affetti familiari. L'importante è che le famiglie italiane comprendano che non sono i loro figli, ma sono figli di genitori bielorussi e che questi ragazzi debbono ritornare nel loro paese e debbono vivere in questo paese. Credo che la Fondazione, attraverso le sue famiglie in questi 20 anni di attività, sia riuscita a far comprendere questa cosa e non abbiamo mai avuto fortunatamente problemi di natura burocratica, impedimenti. I bambini sono sempre regolarmente tornati al loro paese. Lei precedentemente ha detto che la gente non si interessa più al caso Chernobyl. Il caso Chernobyl purtroppo non fa più audience. Non fa più audience perché è già 20 anni, oltre 20 anni che è accaduto, non fa più audience perché i governi sia occidentali sia i governi delle regioni principalmente colpite, Bielorussia, Ucraina e Russia, non hanno nessuna intenzione di parlarne perché è un peso non indifferente. Però non dobbiamo mai dimenticare che purtroppo le radiazioni che hanno colpito questi territori per centinaia di anni rimarranno e quindi la popolazione, soprattutto la popolazione infantile, è contaminata e quindi ha necessità
se non altro ogni tanto di cambiare ambiente, di poter mangiare prodotti non contaminati, di poter respirare aria non contaminata. Non si risolve il problema delle radiazioni, però aiutiamo questi ragazzi ad eliminare delle scorie, aiutiamo questi ragazzi a dare un fattore immunologico più potente, quindi soprattutto a poter avere un futuro di speranza maggiore e riuscire ad esempio a trascorrere gli inverni che sono molto duri con meno affezioni delle vie respiratorie e quindi con una facilità anche di vita migliore. Per quanto riguarda invece i volontari, chiunque può divenirlo? Chiunque può essere volontario perché non ci sono né problemi di età, né problemi di religione, né problemi di credo politico. L'importante è credere per poter assistere l'infanzia in difficoltà. Quindi tutti sono ben accetti, tutti sono ben accolti, ognuno può portare il proprio mattoncino per costruire un grande sogno, che è il sogno di poter rendere sereni questi ragazzi che sono in difficoltà. Quindi questo è un invito anche per noi giovani, certo, ad impegnarci. Noi, fra l'altro, invito i giovani, la nostra fondazione attua ad esempio in Bielorussia da 5 anni a questa parte, a un gruppo di giovani soprattutto della provincia di Milano e di Bergamo che si recano durante le vacanze estive a fare animazione sociale in questo paese. Oltre ad avere un gruppo di oltre 120 tecnici che mediamente dal 31 di luglio fino al 18 di agosto si recano in Bielorussia per le cosiddette vacanze lavoro. Vuol dire andare in Bielorussia a lavorare 12-13 ore al giorno per ristrutturare bagni, per ristrutturare cucine, per ristrutturare parti di ospedale, per installare laboratori dentistici, eccetera. Questa è una delle cose importanti che i nostri volontari compiono già da 18 anni a questa parte. Hanno prodotto strutture non indifferenti in questo paese. Quindi un risultato insperato. La fondazione ha iniziato appunto ad operare dopo la tragedia di Chernobyl con un piccolo gruppo di volontari a Terni, perché la nostra sede nazionale è a Terni, e piano piano si è sparsa a macchia d'olio su tutto il territorio italiano, e col progetto accoglienza ogni anno la nostra fondazione porta in Italia circa 5.000 bambini bielorussi. Torno a ripetere, la nostra filosofia diverso dalle altre gruppi che si occupano di accoglienza, noi accogliamo una sola volta all'anno, massimo per 4 settimane all'anno, e soprattutto chiediamo alle famiglie la rotazione per dare più possibilità a più bambini bielorussi di un soggiorno terapeutico. Bene, quindi questo è un invito sia a fare accoglienza che appunto di venire volontariati. Certo, ad avvicinarsi alla nostra fondazione, perché crediamo di essere persone, tra virgolette, serie e concrete, di realizzare opere, e quindi e chiediamo anche di essere controllati. La missione che lei, volontari, svolgete è fantastica. Vuole dare un annuncio ai giovani che vedranno appunto questa intervista? Io voglio invitare i giovani ad avvicinarsi a tutte le opere di volontariato. È importante capire e conoscere la realtà dell'infanzia abbandonata, non solo nei paesi stranieri, ma anche nel nostro stesso paese. È importante che i giovani siano vicini e comprendano queste realtà, perché i giovani sanno parlare al cuore degli altri giovani. Noi anziani tante volte siamo già anziani, non abbiamo voce sicura, voce tranquilla, e a volte non riusciamo a farci capire. Voi giovani siete la nostra speranza, siete la speranza del futuro e avete la capacità, la volontà, l'energia per migliorare queste situazioni. Ok, grazie mille per quello che oggi ci ha detto. Grazie a voi.